Sono partiti con obiettivi diversi, ma sono già entrambe spalle al muro e non possono più permettersi ulteriori passi falsi. Rapido Latina e Asti di fronte tra loro in questa quinta giornata di andata del campionato di massima serie di calcio a 5. L'Asti, semifinalista playoff della scorsa stagione, ha una gara in meno e un punto in più rispetto alla squadra di mister Giampaolo, che in quattro turni ha collezionato finora un solo successo e che vuole in questo pomeriggio iniziare a dare un'impronta diversa al proprio campionato. Dal palazzetto dello sport di Via dei Mille un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi. Come punto di riferimento offensivo ancora Avellino, bel taglio per Fabiano, la conclusione di prima. Avellino rigioca ancora per Fabiano, uno contro uno da parte di Fabiano che prova a tirare in porta con la punta. Ancora Bocao, attenzione, è libero sulla destra e segna di punta Ramon, che beffa Chicchio. Il tiro intanto da parte di Fabiano Jonas, che poi riconquista caparbiamente il pallone, arriva il gol del 2-0. Un tiro chirurgico da parte di Folladore, ma Bocao gli respinge il tiro. Avellino intanto di punta, stop un po' faraginoso da parte di Bacaro, attenzione c'è Fortino e il miracolo da parte di Chicchio. La destra Arigliano, finta da parte di Arigliano, ancora Avellino, tiro da parte di Avellino, incredibile sfortuna, si è piazzata però la difesa dell'Asti. Ancora un pallone interessante, il tiro in porta da parte di Bacaro. Ancora Jonas riceve, attenzione Jonas, tiro improvviso. Attenzione, dormita da parte della formazione della Rapido, proprio nel finale di tempo ha segnato Jonas. Bacaro, uno contro uno di Bacaro, tiro in porta. Nessun fallo da parte di Ramon, attenzione perché l'assi qui può essere esiziale, lo è. Arriva il gol del 4-0, contropiede micidiale. Ha dovuto dare questo pallone a Chicchio, che lancia in profondità, attenzione, tiro in porta da parte di Chicchio. Sbagliato completamente questo passaggio da parte di Menini, partita pessima da parte di Menini, dobbiamo dirlo. 5-0 da parte di Jonas. Battistoni, finta da parte di Battistoni, ancora una parata da parte di Casalone, attenzione ancora un'occasione, adesso Terenzi, il tiro da parte di Avellino, ancora una volta Casalone, è un incubo davvero questa partita e arriva il gol del 5-1, direi finalmente meritatissimo da parte della Rapido con Bacaro, fare qualcosa di più di un'impresa. Ancora Chicchio, questa volta eccellente, riceve nuovamente Battistoni sulla destra, il gol da parte di Battistoni che infila sotto le gambe Casalone e può ripartire l'Asti in superiorità numerica. Attenzione, c'è Luciano Avellino in porta, perde questo rimpallo, sfortunatissima la Rapido con il gol da parte di Sergio Romano, tentato il passaggio e non Bacaro e arriva il gol del 7-2. Avellino gira sulla sinistra, Battistoni, Fabiano, un po' troppo complessa, un po' troppo elaborata questa azione, ma alla fine però si conclude con la rete da parte del calciatore con la maglia numero 3. Adesso c'è una bella azione con Jonas, scucchiaiata da parte di Jonas e traversa Fabiano. Avellino, mancano 10 secondi, Avellino si accentra, Avellino tiro e gol. L'Asti però è andata a vincere per 7 reti a 4 al Palabianchini.